Cosa si prova a sentire l'inno di Mameli dopo una vittoria del genere in un'Olimpiade? È un'emozione indescrivibile, perché riviverla dopo un mese pensavo che andasse un po' scemando questa forte emozione, ma vedo dentro di me e sento che è ancora grande e me la sto godendo al massimo. Non nascondo una forte emozione aver rivisto le immagini della finale, quindi sono orgoglioso di me stesso, sono orgoglioso della gente che mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo, sono felice di questa magnifica festa che l'amministrazione comunale ha organizzato per me, quindi me la sto godendo, me la vivo al massimo, sono felicissimo, quindi non posso far altro che ringraziare tutti. Quanto pesa una medaglia d'oro al collo? Pesa, allora, vabbè, 600 grammi, però pesa molto molto di più, perché è il premio ad una carriera che ovviamente non è ancora finita, però ripaga di tutti i sacrifici fatti per raggiungere, perché non è una cosa programmata e preparata in poco tempo, ma è un percorso di una decina d'anni, oserei dire, quindi è l'incoronazione di un lavoro e dei sacrifici fatti. Cosa vorresti dire ai piccoli amici dell'UC Mirano che sono venuti qua questa sera? Le ringrazio uno ad uno per essere venuti qui a festeggiare assieme a me. Mi posso permettere di consigliare di divertirsi fino alla categoria allievi, perché comunque è prettamente un gioco fino a quell'età lì, almeno io ho fatto così, me l'ho vissuta così tranquillamente, quindi sono contento di vederli numerosi soprattutto, quindi li auguro a loro la più grande fortuna possibile. Ai tuoi compagni di squadra che questa sera non sono qui fisicamente ma lo sono idealmente? Ma loro sono sempre con me, perché ci teniamo in contatto quasi tutti i giorni. Capisco benissimo che loro non potessero essere presenti, perché anche loro hanno i loro programmi di allenamento, quindi nessun rancore neanche minimamente parlando, quindi sono contento, loro sanno che sono sempre con me e li saluto. Per gli amici di HTO questa è la medaglia d'oro di Tokyo.